sono un pensionato diversamente pensionato perché continuo ad insegnare presso l'Università Libera di Bolzano come professore a contratto. Insegno storia e didattica. E cosa fai qui al Parco Archeo Minerario di Cabernardi? Poi vedo c'è tanta gente con te. E qui stiamo visitando il parco perché ci interessiamo dell'educazione storica e anche quindi del patrimonio culturale, dell'educazione al patrimonio culturale, e abbiamo la fortuna di aver avuto l'invito a visitare il parco mentre facciamo la scuola estiva di Arcevia. Ma che cos'è questa scuola estiva? Cerchiamo di individuare altri modi di pensare la storia e di pensare la storia e di insegnare diversamente la storia da come tradizionalmente viene insegnata. E quindi ogni anno forniamo ormai da 22 anni come scuola estiva, ma abbiamo cominciato a collaborare con l'Istituto Comprensivo di Arcevia anche dal 5 anni prima, e cerchiamo di proporre agli insegnanti che si iscrivono alla scuola nuovi modi di insegnare, nuovi strumenti per educare gli alunni a pensare la storia e a impararla meglio. Perché? Perché c'è, adesso noi abbiamo tanto interattività, c'è la rete, ci sono nuovi mezzi multimediali. Perché un altro tipo di formazione quasi tradizionale? Perché anche i mezzi potenti che sono sulla rete, cioè ci sono tante offerte di risorse digitali che parlano del passato, parlano della storia, e devono essere usati con una mente lucida, con una mente preparata ad usare quei materiali, e noi cerchiamo di formare alunni con menti capaci di pensare la storia, di usare quegli strumenti e di imparare sempre meglio e magari per tutta la vita capire che i fatti del passato, i processi del passato sono collegati con il presente.